In compagnia di Francesco Dall'Oglio, fresco di nomina nello staff azzurro di Marco Bonita. Intanto complimenti, c'è un progetto molto importante dietro che riguarda le alzatrici. Sì, devo dire che con Marco l'ho contattato molto prima dei mondiali e l'ho messo al corrente del mio progetto su che si chiama l'Officina del Palleggio di Pupo Dall'Oglio, che riguardava la formazione e la specializzazione sul giovanile, maschi e femmine, appunto del ruolo del palleggiatore e del libero per quanto riguarda il secondo tocco, visto che ormai il libero è l'alzatore aggiunto. Lui è rimasto incuriosito, interessato, ha detto che ci saremmo sentiti dopo il mondiale, così è stato, e da lì è nata l'idea sua di coinvolgermi di più. E infatti adesso durante il campionato a Milano settimanalmente vado e seguo le alzatrici e i liberi del Club Italia. E poi quando comincerà il periodo con la nazionale entrerò stabilmente nello staff con quel compito e con altri che deciderà poi Marco. Quindi appunto è un'avventura che parte con le giovani ma arriverà con la prima squadra, sarà sì. Una lunga estate, Francesco, perché c'è il Grand Prix da giocare, ci sono delle qualificazioni olimpiche da affrontare e ci sono soprattutto gli europei. Ci sono esattamente, questo progetto vuole arrivare a Rio 2016, passando ovviamente per la qualificazione di gennaio 2016, e sicuramente sarà molto intenso. Credo di capire che Marco vorrà coinvolgere diverse atlete prima di arrivare un po' a una scrematura definitiva, perciò sarà molto stimolante, molto curioso per me perché è un mondo nuovo, o perlomeno non ci ho mai ancora lavorato direttamente, anche se è da diverso tempo che mi sto documentando, interessando, sto andando a vedere partite, però sono molto motivato. Perché tu hai sempre allenato i maschi. Ho sempre allenato i maschi, a parte un'esperienza particolare 22 anni fa, in tempi non sospetti, quando ancora giocavo a Modena, l'Antesis, la squadra femminile di Modena, mi chiese per un paio di mesi alla fine del campionato di allenare la Barbara Fontanesi, che allora era una schiacciatrice, ritrivitrice o ricevitrice addirittura in nazionale, allenarla perché avevano in programma l'anno dopo di farla giocare alzatrice nella squadra che partecipava al campionato. Così è stato un momento di grandissima soddisfazione sia per me che per lei che per la società, perché l'anno dopo comunque hanno fatto la finale scudetto e lei ha giocato titolare la finale scudetto e da lì ha finito la carriera come palleggiatrice. Perciò già allora diciamo che avevo in mente qualcosa del genere, si è concretizzato, la società di Modena secondo me ha avuto un'idea illuminante soprattutto per quei tempi e adesso diciamo è stata ripresa in mano.